Ciao ragazzi e bentornati su Shadowbringers. Siamo nella patch 5.2, abbiamo appena finito la quest principale. Mi voglio buttare nella linea narrativa dei Trial. Come vi potreste ricordare, durante la prima parte della storyline abbiamo sbloccato quella quest che vedete dietro di me, dall'ufficiale della Resistenza. Proprio la prima missione di questa patch riguardava un dialogo che abbiamo avuto con Gaius Van Balsar, che ci avvertiva che l'impero stava progettando addirittura una nuova ultima weapon e che persino stava arrivando proprio qui ad Alamigo. Quindi siamo pronti per affrontare questa missione, Ruby Doomsday. Vediamo Gaius insieme ai suoi Shadow Hunter e alle sue spalle ci sono le bandiere della Grand Company, quindi diciamo una rappresentazione dell'alleanza di Orzea. Vediamo dove andremo a parare. C'era stato uno scontro al termine di Stormblood, un durissimo scontro a Gimlet Dark. L'impero si era ritirato, ma la resistenza rimaneva ancora lì, l'alleanza era ancora presente sul campo. Il problema è che se questa enorme creatura sta arrivando, nessun soldato può assolutamente contrastarla, quindi sarà meglio organizzare una ritirata strategica da parte di tutto l'esercito dell'Alleanza guidato da Rauban per evitare enormi perdite inutili. Siamo arrivati a Porta Pretoria, dove dobbiamo parlare con un soldato della Resistenza. Finalmente ha smesso di piovere, era un acquazzone terrificante. Ci muoviamo quindi in una zona istanziata che rappresenta il quartier generale dei capi dell'Alleanza e dove avevamo incontrato durante appunto la 4.5 Rauban. Qui invece c'è Gaius insieme a Severa, che è diciamo il suo braccio destro. Intanto qua ci sono le 5 bandiere, 5 vessilli, in cui c'è anche quello di Doma, una piacevole new entry. Parliamo con Gaius. Parte una cutscene. Gaius sta contemplando i vessilli. Ricordiamoci che è stato sconfitto da una forza unita delle tre Grand Company di Orzea a suo tempo. Allora, ci ripara della settima legion. La settima legione non è la sua, ma quella di Vandarnus, che era un antagonista della 1.0. Il suo nome, il nome di questo prototipo, il nome di, quindi, di quello che incontreremo, del prototipo che sta arrivando qui, è Ruby Weapon. Allora, Severa e lui possono essere in grado di colpirla a distanza. E vediamo se riusciranno a danneggiarla in qualche maniera. Ah no, no, hanno già provato ma hanno fallito. Anche Ultima Weapon era piuttosto resistente. Ultima Weapon era progettata per assorbire l'etere dagli Aikon. E sicuramente anche Ruby Weapon può fare una cosa del genere. Beh, le cose si mettono male, dovrebbe avere addirittura una corazza impenetrabile. Beh, alla fine della fiera è chiaro che soltanto il Guerriero della Luce può farci qualcosa. Purtroppo durante l'operazione in cui lui e Severa hanno provato a colpire a distanza Ruby Weapon c'è stato un inconveniente e si è ferito nel tentativo di proteggere Severa da un pericolo.
Quindi non può combattere, può soltanto assistere al nostro fight. Quindi in pratica noi ci dovremmo muovere all'interno del campo di battaglia di Gimlet Dark per poter affrontare Ruby Weapon che sta arrivando lì per devastare l'esercito dell'Alleanza. Dai Gaius, fammi un in bocca al lupo. Parecchie ore fa, in una stazione. Ah, ecco la scena. In una stazione garleana, in un laboratorio, comunque sembrerebbe una specie di hangar. Ecco Ruby Weapon. Ci sono i garleani che la stanno mettendo in funzione. Beh, l'avevamo vista in tutte le salse. C'è una pilotessa, diciamo, una pilota donna. Con anche una particolare. Una corazza leggera, Ruby Weapon. Nome in codice Darnus. Pronta per il lancio. Una voce femminile dice questa cosa. Si sente la musica di Van Darnus sotto, la musica di T9. Una musica che in realtà è presente anche durante Praetorium, quando c'è lo scontro contro Van Balsar. Bene, siamo pronti per partire. Parliamo con questo personaggio, probabilmente per sbloccare. Cinder Drift ora è accessibile. Molto, molto bene. Entriamo quindi nel Duty Finder. Possiamo utilizzare questo? Sì, vedete? Cinder Drift. Tot tot to. Tic. 12. Vabbè, i punti non sono certo tanti. I punti non sono certo tanti. Comunque, andiamo. Eccolo qui, stiamo partendo. Ci ho messo quasi 4 minuti, ma sto registrando di sabato sera, durante la prima settimana dal lancio della 5.2, quindi sono passati davvero pochi giorni, ma è pur sempre sabato sera, quindi tanti ragazzi ben pensanti preferiscono passare la serata in maniera differente piuttosto che su Erzea. Comunque, stiamo per entrare, mancherebbe un tank. Eccoci. Ci godiamo il filmato di apertura. Eccola in arrivo. Avevamo sentito la musica anche durante il trailer. Una rivisitazione della musica di Ultima Weapon. Molto più ritmata. Mark III Anti-Acon War Machina. The Ruby Weapon. Comincia l'attacco perché ha percepito la presenza di un nemico. Mamma mia, che brutto. Somigliante a quello di Final Fantasy VII, che però aveva un collo più lungo. Molto bene. Cercheremo di capire la strategia adeguata. Focus target e via. Vedo che Paladin, che manca farla apposta, un paladino, farà il main tank. Direi che è armato già con l'arma presa da Ruby Weapon. Ma ci sono dei messaggi a schermo simili a quelli di un vecchio gioco tipo Play 1, tipo Final Fantasy 7 o 8, per esempio. Venezia che è ultima, ma questo è un danno a tutti, ma mi ha fatto poco perché eravamo tutti scudati. Allora, sta scendendo troppo in fretta, per essere vero. Flexi Claw, questo dovrebbe essere il colpo che infatti infila i tentacoli a terra e poi cominciano a muoversi in questa maniera. Anche questa è una mossa riciclata dall'originale. Fa questa cosa, benissimo. Beh, io, per non saperne leggere né scrivere, inizio a fare un po' di DPS. Ah, ecco, questo io non me l'aspettavo. Ecco, sono morto. Bisognava stare poi su queste scie.
Ottimo, bene, buona sapersi, questa era una cosa che non potevo immaginare, questo è un raggio davanti a sé. Ok, mo l'ho imparato, quindi devo andare sopra, mamma mia, due sono morti, malissimo. Beh, questa era una meccanica difficile, difficile da capire al volo. Questo è un raggio, va dritto davanti a sé. Intanto resuscitiamo gente. Ok, ripartiamo. Esplosione che colpisce tutti. Flexi Claw, la stessa cosa di prima. Ah, è diversa. Fa un'elica. Elico Claw. Ok, sì, si evita uno, poi si evita l'altro. Non è follia, ma vedo che tanti l'hanno sbagliata. Allora, qui c'è un doppio. Cavolo, che botta! Era un doppio share. Uno ci ha rimesso le piume. Però aveva già dei problemini, eh. Cos'è sta roba? Fa così. Ho capito. È una specie di mappatura di alcuni rush che fa. Vabbè, vabbè, è facile. Però tre sono morti. Ok. Vediamo di rimettere in sesto il party. Allora, uno è ritirato su. Io adesso non ho tempo di tirare su anche l'altro. Orne laser. Ok, va bene. Direi che è abbastanza facile. Eh no, però non era molto. Era rapido l'area. Era molto rapida, quindi bisognava già comunque essergli vicino. Cavolo, sono morti tipo tutti. Molto bene, molto bene. Cerchiamo di cominciare. Cerchiamo di restare quantomeno l'healer. Qui se arriva un altro share è la fine. Raven's Claw. Ok, lo dice il colpo. Che tipo di claw sono? Questi sono diversi. Io ci sto fuori. Sembrerebbero delle ari, infatti. Sarebbero esplosi. Allora, adesso potrei restarne un altro. Eccolo qua, maledizione, siamo soltanto tre. Morto. Morto malissimo. Spero che mi restino. Sì, mi hanno restato. Raven's Flight. Ah, mi sono restato troppo tardi. Allora, vediamo di capire. Se mi metto qua, che botte prendo? Nessuna. Ottimo, però è morto l'altro healer. Allora, stiamo assistendo ad una trasformazione. In pratica, cosa è accaduto? Durante il fight, io sono morto, sono morti tutti gli healer. E quindi non avevamo modo di restarci, ma il resto del gruppo è riuscito a reggere fino alla fine della prima fase, che ha quindi una sorta di transizione. Si muove qualcosa, si apre addirittura, escono delle ali. Ma stiamo scherzando? C'è Vandarnus, ma non è Vandarnus. Però le ali mi ricordano molto quelle del boss di T9. Dai, Vandarnus lo dice. Mamma mia, ma cosa ci fa qua? E infatti si sente la musica della seconda fase. Allora, adesso noi in teoria siamo tutti morti, quindi non penso che
i miei compagni possano cavarsela senza i due healer. L'unica speranza è che ci sia... mamma mia, c'è addirittura Nile nella forma. Infatti questi sono morti tutti. Vediamo se ricomincia da qua. Sì, in effetti si ricomincia da qui. Si ricomincia da qui. Direi che il fight di prima era praticamente una sorta di teaser. Meteor Project. Dalamud Reborn. Intanto intorno ci sono cose Allag. Ok, questo è un add. Secondo me bisogna eliminarlo. Anche abbastanza velocemente. Vediamo se riesco a tenere vivi tutti. Ce n'è un altro di add. Sono due. Raven's Image. White Raven mi pare che fosse il nome di Vandarnus. Una sorta di nome di battaglia. Comunque, morti. Vandarnus a questo punto è colpibile. Ma perché ne esce fuori da Omega Web? Mamma mia, ma dietro c'è Dalamud! Ma è una roba gigantesca! È una cosa veramente sconvolgente! Dalamud Reborn, zero! Ok, c'è un'esplosione. Veniamo colpiti tutti. Dalamud ricolpisce, una sorta di Dalamud ricolpisce il campo di battaglia. Ok, stanno arrivando delle meteore. Mi metto nella posizione più lontana da due di loro. C'è una meteora che sta arrivando in mezzo, mi riparo. E direi che tutti la sanno sta cosa. Mi sa che sono l'unico nuovo. Si riparte quindi a fare DPS. Il boss fa poche mosse. Non mi pare neanche che stia facendo un auto-attack. Allora, ci sono queste cose. Io momentaneamente le evito. Penso che le debba prendere un tank o un DPS. Ok, stanno prendendo danni. Come con l'angelo ultima. Nella fase conclusiva di Rabanastre. Dell'arco narrativo. Di Ritorno di Ivalis, quindi nella parte conclusiva in realtà di Orbon. C'è un'altra meteora che sta arrivando, un'altra Dalamud. Has fallen. Danni ma non clamorosi, gestibili. Ruby Weapon sta morendo. Adesso sarà tosto finita. Abbiamo anche una Limit 3 che sta arrivando. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. La creatura sta collassando. È svanita nel nulla. In pratica Ruby Weapon era una sorta di contenitore, di... una specie di bozzolo. Mamma mia. Che roba orrenda. Rimane qua quindi. Beh... Concludiamo la missione uscendo dall'arena. Ho ricevuto una commendation immeritatissima. Sono del tutto rimasto sorpreso dell'arrivo di una specie di rappresentazione di Vandarnus. In realtà è la sorella del generale della Settima Armata, ucciso ma rimpiazzato dalla sorella. Non c'è un collegamento reale tra ciò che è Ruby Weapon nell'ambito di Final Fantasy VII e la storia di Dalamud e di Vandarnus. È arrivato qualcuno? C'è una ragazza vestita con una sorta di mantello rosso. Arrivano anche degli altri. Cosa pensi di fare? Sono dei soldati imperiali. Sono degli avversari. Ally?
Father? Lo chiamano Father? Alphonse? Rex? Li conosce per nome? Sì, sono stati poi scelti dall'impero come soldati, diciamo, d'élite per questo tipo di progetto. Per loro è bello rivederlo e vorrebbero che lui tornasse con loro. Infatti. I miei giorni servendo l'impero sono finiti. Ho Perché sei stato sospettato per l'assassinio di Varys, dell'imperatore. In realtà l'ha ucciso Zenos. Cercano di dirgli di tornare e provare la propria innocenza. Quando tutto sarà a posto, tu potresti. No, ormai siamo nemici, ragazzi. Una botta di eco, attenzione. Dai, sono bambini. Rex parla di Werlit, che è il nome della quest. The Sorrow of Werlit. Alphonse. Sono orfani. Rex. Tra l'altro, a parte che sono tutti Aura. Parlano di Dorgaius. Combatteranno per l'impero quando diventeranno grandi, però saranno addestrati in maniera particolarmente accurata. Werlit penso sia un posto. Magari un luogo da dove questi piccoli Aura arrivano. Dicono che l'Orgaius è diverso dagli altri imperiali di cui tutti hanno paura in quel paese, in quella zona. Hai ragione. Sono 5, altro che. Sono 5. Quindi, 3 li abbiamo visti, ne mancano 2. Che anche se una all'interno di Ruby Weapon, ne mancherebbe poi un'altra ancora. Però per ora hanno parlato soltanto i 3 che abbiamo di fronte. Ally. Ok. Rex, Ally, Alphonse. E poi ce ne sarebbero altri due. Parte che poi i letti sono addirittura 6. Quindi ne manca comunque un altro all'appello. Abbiamo visto questa scena tramite l'eco. Ci rendiamo conto quindi che loro sono probabilmente degli orfani della guerra. Un sacco di cose sono cambiate nell'impero, e anche loro. Non lasciano finire parlare Ellie, che era intenzionato di dire qualcosa. C'è una nave imperiale che si sta avvicinando. Questi se ne vanno. Chi pilotava Ruby Weapon? E loro stanno zitti perché sono addolorati dalla perdita della loro compagna.
pensi? Milisandia. Era. No, non ci voglio credere. La bambina è morta dentro il Ruby Weapon. Dovevate aiutarla. Era vostra sorella. Noi abbiamo solo finito quello che tu hai iniziato. E quindi, constatato che ormai è un nemico, lo salutano. E poi penso che ci abbia minacciato a caso. Ma hanno iniziato loro a mandarci addosso una weapon. Se ne vanno, non recuperano neanche il relitto di Ruby Weapon. Ok. Abbiamo davanti Gaius. Parliamo con lui. Parte un'altra cutscene. Siamo fuori dal campo di battaglia, infatti siamo tornati nel campo dell'alleanza. Gaius è pensieroso. Sta arrivando Sid. Erano i piedi di Sid. È Sid. Ci si rincontra. Cavolo, sei più grosso. Gaius è ben più grosso. Quindi il progetto sulle weapon è continuato anche senza di te? E tu hai invece recuperato informazioni su Ruby Weapon? E hai trovato il pilota Milisanda. Io chiederò a Valdea Aulin, che è l'altro tizio che vedete sulla destra dietro, di scortarti al relitto. No, ho capito. Sta chiedendo se quelle erano le sue intenzioni, ovvero raccogliere dati e trovare il pilota. Chi è Milisandia? E noi gli raccontiamo quello che abbiamo visto. Uno degli orfani? Quindi... Ah, ok, è una... Cavolo, sembrerebbe che Livia Sass Junius fosse un'altra protetta? Tipo... Ma no, Livia c'era comunque qualcosa in più. C'era un rapporto più morboso, mentre invece questi erano palesemente suoi figliocci, diciamo. Sta parlando dell'incidente di Bogia, che riguarda una storyline differente. Parla di suo padre, che si rifiutò di assecondare gli ordini dell'impero. Beh, il Black Wolf è stato preso in giro dagli Ashan. Forse avrà modo di ripagare i suoi debiti. Beh, andiamo a raccogliere informazioni da Ruby Weapon. Ecco che lo Shadow Hunter si dà disponibile per accompagnare il nostro amico Sid. Parliamo con Gaius, ma non è ancora il termine della missione. E parte un'altra cutscene. È veramente piena di scene questa missione. Ritorna Sid. Parla del pilota. Allora, è morta. E lui spera che non abbia sofferto. Allora,
le cose sono differenti perché lui ne ha viste di cose, ma una cosa simile no. Il suo corpo era fuso con quello di Ruby Weapon. Quindi nel momento finale la sua vita, la sua essenza vitale è stata risucchiata da Ruby Weapon stessa. Lei si è sacrificata per il potere di quella macchina infernale. Sembrerebbe proprio di sì. Quindi, cavolo, l'impero ha messo su una squadra pronta a mettere a repentaglio la propria vita. Ritorna il nome di Nael. Dice che questi soldati sono stati in parte modificati geneticamente per avere delle capacità combattive simili a quelle di Nael, il White Raven. Quindi c'è di nuovo l'essenza, quasi l'essenza di Nael dentro questa squadra di soldati d'élite imperiali. Com'è possibile tutto questo? Beh, noi abbiamo visto un gioco del genere. Intanto Estinian ha combattuto contro un prototipo che può ricordare un pochino quello che abbiamo visto oggi. Avevamo combattuto nei panni di Estinian una creatura che si chiamava Proto Ultima, che aveva una sorta di Garleano, perché aveva il terzo occhio, fuso con il resto della macchina. E quando la macchina è stata sconfitta, anche lui è morto. Beh, sicuramente ne sapremo di più con l'evolvere della trama che attraverserà varie patch. E probabilmente avremo a che fare con le altre weapon. In teoria ne mancherebbero tre se tutti e tre i ragazzi che abbiamo visto parlare con Gaius avranno a disposizione una macchina da pilotare. In realtà potremmo immaginare che siano tre gli avversari proprio perché le patch che mancano sono tre. Se appunto si arriverà alla 5.5. Normalmente la quinta patch è l'ultima dell'espansione. Questo personaggio ricorda a Gaius che nel momento in cui anche soltanto penserebbe Gaius di tornare all'impero, lui lo avrebbe ucciso. È una minaccia. Ma Gaius non penso che tornerà mai all'impero, anche se ha lasciato sicuramente degli affetti. Bene, allora, lo step della missione sarebbe anche finito. Io penso che infatti sono stato teleportato fuori. Vado a concludere la quest. Mi pare di ricordare che ce ne fosse un'altra immediatamente dopo, ma non ci posso mettere la mano sul fuoco. Vediamo se questo è vero. Chiudiamo la missione ufficializzando la sconfitta di Ruby Weapon. Quest completata. Ci sarebbe un'altra cutscene. Ok. Probabilmente la quest successiva sarebbe soltanto lo sblocco dell'Extreme. Intanto, in the Wurlit Magitek Installation. Quindi nell'installazione Magitek che c'è in questo luogo sono quattro intanto. Quindi tutto torna, ce n'è un quarto girato di spalle che noi non avevamo incontrato. Il Weapon Project. Continueranno quindi con la loro missione e faranno in maniera che la morte di
della loro compagna non sia vana, anche se dovranno combattere contro il volere del padre. Sì, vediamo un altro personaggio che prima non c'era e di cui non hanno ancora detto il nome. Ricon. È un progetto che non garantisce sopravvivenza, è un progetto terribile perché fonde appunto queste persone con le macchine, quindi anche una vittoria, non so come poi possa riportarli ad una vita normale. Bene, abbiamo ottenuto la ricompensa. Qui ci sarebbe la quest per sbloccare l'extreme, esattamente nel luogo, grosso modo, dove, abbiamo preso la quest nella stessa area. Abbiamo dei fogli riguardanti interessanti informazioni su Van Bylsar. Vabbè. Io adesso li faccio scorrere velocemente, poi eventualmente me li guarderò con attenzione. Ci sono informazioni anche su Ruby Weapon. E infine su Milisandia, pilota da Ruby Weapon. Ok? Non l'abbiamo vista, non l'abbiamo neanche vista passare. Pensavo che avremmo potuto anche avere una cutscene dove 30 anni addirittura, stimati, ma sono comunque degli aura. Pensavo che ce li facessero vedere in una cutscene questi piloti fusi, ma ci hanno risparmiato questa terribile visione. Bene, a questo punto io vi saluto e vi rimando ai prossimi video della serie per il prosieguo di tutto il contenuto presente nella 5.2. A presto, ciao ciao!